Nel reclamare per 8.000 euro 1 Detonation GNL Roberto Agnello, 2 Diana Clemar Emerico Ballo, 3 Drusiana Ivan Grasso, 4 Divario Carmelo Galluzzo, 5 Diamante Col Maurizio Giordano, 6 Deep Brit Rosario Vaccaro, 7 da Iacquavi Domenico Termini in seconda fila, 8 Dakota Fenning Filippo La Rosa, 9 Dolly Getto Onofrio Tortorici, 10 Dakota SSM Francesco Paolo Gianguzza, 11 di Slide Shaki SM Giovanni Pezzino, 12 Doc Light Maurizio Cucinotta, 13 The Pesce Club Piero Cucinotta. Sesta corsa di Palermo, in pista dunque i gentleman, stacco della macchina e si parte con l'ottimo lancio di Deep Brit che dall'esterno prova ad andare al comando prima dell'imbocco della prima curva e ci riesce, e sotto la pressione di Daiacco Abi che ha preso un ottimo lancio, ed ecco Daiacco Abi che scavalca Diamante Col e non Deep Brit in terza posizione. Detonation GNL, lancio piuttosto numero uno squalificato, sostenuto per Daiacco Abi, mentre c'è l'errore di Detonation GNL. 29,6 i primi 400 metri con Daiacco Abi al comando, seguito dalla pariglia formato da Diamante Col e Divario, primi 600 metri che vengono raggiunti in un molto veloce per la categoria 44,4. Domenico Termini con Daiacco Abi dunque vuole farla pesare agli avversari, i cavalli che si approssimano a terminare la seconda curva. In seconda posizione c'è sempre il numero 5 di Diamante Col con all'esterno il numero 4 di Divario. Ci avviciniamo al passaggio del primo chilometro che Daiacco Abi raggiunge in 1:15:09. La situazione nelle prime posizioni non muta assolutamente, adesso si è un po' eclissato Divario e a venire avanti ci prova The Pesce Club che prova a risalire la corrente, primo che 16 adesso questo parziale, quindi l'andatura tende un po' a calare. Daiacco Abi è sempre in mano a Domenico Termini che comincia a guardarsi un po' preoccupato dalle spalle. In terza posizione c'è Dakota Fenning, per linee esterne non progredisce più di tanto The Pesce Club che comincia un pochettino ad andare indietro, ed è invece il numero 8 di Dakota Fenning che prova a venire all'esterno più a largo di tutti, prova a farsi largo. Se non andiamo avanti dovrebbe trattarsi proprio della favorita Deep Brit, ma andiamo un po' a vedere le fasi conclusive con Daiacco Abi, che non si tratta di Deep Brit ma di Dolly Jet, che sembra in grado di prendere la meglio. Numero 9 squalificato, ma sbaglia Dolly Jet lasciando al comando Daiacco Abi, che però è piuttosto stanco, prova a resistere, adesso viene avanti con gran finale il numero 3, e che sul palo è proprio Drusiana, numero 3, che riesce a pizzicare sul traguardo Daiacco Abi, salvando così almeno al gioco con scuderia chi ha appoggiato il favorito Deep Brit. Buon finale di The Pesci Club che torna aggressiva negli ultimi metri, riesce a strappare il terzo posto a numero 5 di Diamante Col. Dunque vittoria direi a sorpresa per Drusiana, in sediolo Ivan Grasso, il training è di Antonino Porzio, è la quarta vittoria nel pomeriggio per il team Porzio, i colori sono quelli del signor Giuseppe Giannusa, 1:17:05 sui 2000 metri la media, secondo posto per Daiacco Abi, terzo posto per The Pesci Club, al quarto è Dakota Fanning nei confronti di Diamante Col. Dunque in numeri 3, 7, 13 l'ordine d'arrivo da confermare della sesta corsa di Palermo.